I rifugiati sono persone che scappano dal proprio paese per sottrarsi a conflitti e persecuzioni. Dove li conduce la ricerca di un posto sicuro? La maggior parte dei rifugiati si dirige verso paesi confinanti con la nazione d'origine. Molti di loro desiderano rimanere vicino ad amici e familiari e sperano di tornare presto a casa. In molti casi è necessario del tempo prima che tale speranza si realizzi e così continuano a vivere da rifugiati per parecchi anni. La maggior parte di loro vive nei centri urbani del paese ospitante. Affittano alloggi in città o piccoli centri e cercano di provvedere alle proprie famiglie. Altri vivono in campi profughi o rifugi improvvisati, dove le condizioni di vita possono rivelarsi altrettanto impegnative. Alcuni rifugiati rimangono nei campi profughi per anni o addirittura decenni. Al giorno d'oggi la maggior parte dei rifugiati si trova in Africa e in regioni come il Medio Oriente e l'Asia meridionale. Solo una minima parte si trova in regioni industrializzate come il Nord America, l'Europa e l'Australia. La stragrande maggioranza dei rifugiati, quasi 9 su 10, vive in regioni in via di sviluppo. Ciò significa che alcuni dei paesi più poveri al mondo, già di per sé coinvolti in difficili processi di sviluppo economico e sociale, ospitano tantissimi rifugiati. Il dato in questione dimostra un evidente squilibrio nella distribuzione dei rifugiati fra i paesi del mondo.